buonasera a tutti vi ringrazio per la bella partecipazione perché a questo premio se voi sapete che ci tengo tanto voglio molto ma molto bene devo ringraziare sua eccellenza il vescovo che va sempre di corsa e ci dà sempre il piacere di illuminarci con la sua, la sua parola devo ringraziare il capitano dei carabinieri grazie per la disprovità così pure la Guardia di finanza. E prima di andare, di procedere, dare la parola alla signorina Gavarente, volevo dire una, una, una parolina. C'è stata un, una sospensione di qualche anno per riprendere questo premio Lucerna. Perché è un premio che alimenta la speranza. Non potevo, non parlo. Questi anni sono stati degli anni abbastanza, un poco turbolenti, e forse è giunto l'ora di ripetere. E allora, prima, come dicevo, di dare la parola alla signora Gavarente, devo ancora ringraziare tutta la Croce Rossa. Che fa l'onore di, di stare con noi, e le Lucerne, il professor Schiraldi, il, do, il dottor Scoppelliti e il dottor Rinaldi, Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Scuterin Massafra, Monsignor Massafra, e dopo questi, questo saluto di corsa passo la parola alla signorina. Grazie, eh, buonasera a tutti. Innanzitutto leggiamo il messaggio del Presidente della Repubblica. Eh, rispondo alla sua lettera. Con la quale ha rivolto al Capo dello Stato l'invito a presenziare alla cerimonia di consegna del Premio Lucerna 2005, che avrà luogo a Castellaneta sabato 22 ottobre 2005. Al riguardo, nell'esprimerle il ringraziamento del Presidente della Repubblica per l'intendimento manifestato ed il suo vivo apprezzamento per il significativo evento, mi spiace doverle comunicare che non è possibile fornirle un riscontro positivo. Nell'affidare a questa lettera i sensi della sua ideale partecipazione, il Presidente Ciampi desidera inviarle i più cordiali saluti ed auguri per il pieno successo della manifestazione, cui unisco volentieri i miei personali, il capo del cerimoniale. Segue il telegramma del Presidente della Regione Puglia. Sopraggiunti impegni urgenti istituzionali fuori sede, non mi consentono di partecipare a cerimonia di consegna del Premio Lucerna 2005. Ringrazio e saluto cordialmente autorità presenti e tutti i convenuti. Auguro buon lavoro. Nicivendo alla Presidente Regione Puglia. Il Premio Lucerna nasceva anni fa come naturale emanazione della filosofia di vita, o meglio, dell'atteggiamento morale che caratterizza la comunità L'incontro di Castellaneta, essenzialmente riassumibile nella volontà di credere nell'uomo e nella sua capacità di riscatto attraverso slanci di generosità e disponibilità che rendono affrontabili e vivibili anche le realtà più ostili. Non di un vero e proprio premio si tratta, nessuno ha pretese valutative, né si avrebbe l'autorevolezza per farlo. Bensì si intende fornire segnalazioni, indicazioni emerse da vissuti quotidiani e da testimonianze da parte di chi si è imbattuto per casualità e quasi con stupore in comportamenti umani che privilegiano il dialogo e l'impegno con gli altri e per gli altri all'egoistica affermazione di sé. Non è facile sfuggire alle lusinghe della fama, del successo, della ricchezza, del potere e trovare il tempo per ascoltare l'altro, per prendere coscienza dei bisogni anche solo morali e psicologici di chi ci sta intorno. C'è chi però riesce a farlo ed alimenta la fiamma della nostra lucerna, piccola luce che diventa prezioso riferimento nelle tenebre profonde. Quindi il premio Lucerna indica degli esempi, fornisce spunti di riflessione, propone stili di vita, avendo come unico obiettivo quello di rimuovere l'immobilismo dei pessimisti ed il torpore degli, sfidu degli sfiduciati. Migliorare la qualità di vita si può e si deve. E pur riconoscendo il ruolo determinante che le istituzioni svolgono in quest'ambito, è pur vero che molto si può fare con l'impegno individuale e senza ricorrere a comportamenti eccezionali o eroici che scoraggerebbero anche i meglio intenzionati. Forse per migliorare la qualità di vita occorre proprio una normalità eroica, quella che oppone i fatti alle parole, l'azione all'insoddisfazione lamentosa, la concretezza dell'intervento all'astrusità delle teorizzazioni. Tutti gli sforzi tendono verso il miglioramento della qualità della vita, forse però non ci si è ancora messi d'accordo su ciò che per qualità di vita bisogna intendere. Belli, ricchi e famosi sembra essere lo slogan che rimbalza dagli schermi televisivi, dalle copertine dei giornali, dai manifesti pubblicitari, quasi come una lusinga, come una promessa. Quando però ci si imbatte nella malattia, nel dolore e nella sofferenza, i canoni di vita si stravolgono e la riconquista della salute diventa l'unico obiettivo, il valore assoluto. E quando ancora la riconquista della salute diventa una battaglia persa, gli obiettivi si spostano su altre coordinate. Si cerca almeno di non soffrire, si cerca di imparare a convivere con la malattia si spera di inventarsi comunque una accettabile quotidianità. Lo stato di prostrazione in cui versa il malato cronico, il malato terminale, l'anziano a cui l'avanzare dell'età ha tolto ogni forma d'autonomia e lo smarrimento che il e il disorientamento dei familiari che vorrebbero portare aiuto ma non sanno come fare. Trovano una risposta rassicurante nel servizio di assistenza domiciliare integrato. Questo servizio, contemplato da norme, leggi e progetti nazionali e regionali, parte nel territorio dell'ex distretto sociosanitario numero 2 dell'Asl Taranto 1 nell'anno 1968. Secondo un accordo tra i comuni di Castellanieta e Palagianello e la ASL Taranto 1. Il servizio era rivolto agli anziani ultra 65 anni non deambulanti e con gravi patologie. Negli anni è stato esteso a tutti i cittadini con gravi patologie invalidanti, malati terminali, anziani con grave, gravi lesioni cutanee, le cosiddette piaghe da decubito, eccetera. Il servizio viene svolto a domicilio dei pazienti da personale infermieristico, fisioterapisti, ausiliari, assistenti sociali, psicologi, oltre a specialisti medici di varie branche, geriatri, fisiatri, ortopedici, eccetera. Negli ultimi anni sono stati assistiti mediamente 120 pazienti. Gli interventi sono richiesti dai medici curanti eh, o dagli specialisti ospedalieri o dai familiari dei pazienti. Attualmente il servizio è diretto dal direttore del distretto numero 1, il dottor Antonio Rocchira, e va precisato che il distretto numero 1 comprende ora i comuni di Castellanieta, Ginosa, La Terza e Palagianello. Dell'unità operativa è responsabile il dottor Nicola Serino per la parte medica e per quanto attiene alla realizzazione degli interventi il servizio è coordinato dall'infermiere e coordinatore Natale Schiattone che da tre anni eh, circa si occupa direttamente degli assistiti. Numerose segnalazioni hanno sollecitato l'attenzione su questo servizio sanitario che umanizza l'assistenza portandola nell'intimità delle famiglie, che risolve problemi di emergenza lontano dalle corsie d'ospedale, che permette ai malati il conforto del proprio letto, che agisce in sinergia con la famiglia per trovare nuove soluzioni di vita e non di sopravvivenza, che aiuta in definitiva a ricercare una migliore qualità di vita. Un grazie a coloro che hanno reso possibile l'erogazione di questo servizio e a coloro che prestano questo prezioso servizio, spesso osservando orari di lavoro scomodi e non adeguatamente remunerati. Un invito alle autorità competenti affinché tagli di bilancio e pastoie burocratiche non ci privino di questo riferimento insostituibile, ancora più apprezzabile per l'assoluta gratuità che lo contraddistingue. Invito ora ad intervenire il signor Natale Schiattone e la signora eh, Stefania Gagliano, quali componenti dell'ADI, per la consegna delle targhe Premio Lucerna 2005. Mm. Il signor Schiattone e la signora Gagliano si ricevono simbolicamente la targa a nome di tutti coloro che dell'ADI fanno parte. Invitiamo il dottor Rochira per la consegna della targa. La parola al signor Schiattone che ci illustrerà eh, il servizio eh, di assistenza domiciliare integrata. Grazie Angela, grazie Tonino per avermi dato la possibilità, dopo otto anni di questo lavoro svolto al domicilio del, dei pazienti, di poter così illustrare ad una qualificata... Scusatemi. Il premio o la targa o il riconoscimento non è a me, ma a tutti coloro i quali, cominciando dal dottor Rocchera, dottor Pirino e tanti altri medici e collaboratori, io devo citare infermieri che ci hanno collaborato da uh, Tonino Clemente, Enzo Girardi, Verdano. Uh, 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 Giovanna Lisi, Filippo Schiattone, poi devo citare alcuni del comune che hanno collaborato e collaborano con noi, la signorina Barbara Milano come assistente sociale, attualmente non collabora perché è dismessa e così via, ma ce ne sono tanti altri che hanno collaborato, hanno voluto, hanno creduto nell'iniziativa di questo eh, servizio. Ripeto, sostenuto, voluto e anche... Finanziato fino ad un certo periodo dalla nostra azienda dove io sono dipendente. Ma quale, quale miglior cosa è quella di curare il paziente nel proprio domicilio? Dopo la fase acuta, il paziente viene dimesso anche perché con le nuove leggi. E bisogna dimetterlo subito dall'ospedale. L'ospedale è una, eh, una cosa scomoda, non ci si può stare nell'ospedale più del tempo necessario. Ebbene, i pazienti vengono affidati all'assistenza domiciliare, laddove esiste attenzione. Noi per nostra volontà e per nostro sacrificio ancora continuiamo nel nostro territorio che è quello da Ginusa a Palagianello, compreso... Eh, eh, le frazioni balneari Ginosa Marina e Castellanita Marina. Noi continuiamo questo servizio con enormi sacrifici, qualcuno ha osato dire anche eh, con eh, poca retribuzione, ma lo facciamo perché ci crediamo in questo servizio. Eh, altri eh, mi chiedono spesso e volentieri ed è qui la risposta che... Dice scusa Natà, ma quando te ne vai in pensione? Allora stasera io ufficialmente devo dire che in pensione andrò nel momento in cui questo servizio sarà, sarà dico, lo sottolineo, consolidato nel nostro territorio con personale a tempo pieno come la necessità richiede per poterlo dare. A chi è rivolto? Già Angela mi ha tolto alcune cose che... <ride> Dico, erano necessari che dovevo dire io. È rivolto a tutti quei pazienti che non sono in grado di deambulare, di muoversi, tutti quei pazienti che hanno delle gravi patologie, non escluso anche quei pazienti giovani, e in questo periodo mi dispiace. Ne ho alcuni affetti dalla malattia eh, inguaribile e mi dispiace moltissimo, ma non perché il soggetto è giovane, ma perché poi ci sono tante altre cose legate alla gioventù, i figli la, e, e, e tutto il resto della, eh, di quello che viene poi a mancare nell'apporto di una famiglia. Eh, viene rivolto a queste persone per 12 ore al giorno, avevamo detto noi, ma non sono più 12 ore al giorno. Quando ti immetti in questo lavoro l'orario non conta più e la mia povera Piera rimane a casa sola ad aspettare che io rientri ti chiedo scusa ma la faccio anche per gli altri la cosa che più preme in questo momento sottolineare vorrei che i presenti se possono Intervenire presso chi ha più competenza, eh, più competenza nel senso eh, sia eh, eh, giuridico che economico affinché il servizio non venga a mancare perché, negli ultimi periodi, siamo stati costretti a dimezzare gli assistiti, abbiamo diminuito perché non abbiamo personale sufficiente affinché venga erogato. Io parlo di personale infermieristico, parlo di personale della riabilitazione, parlo di medici. Non è possibile, qui lo sottolineo, l'ho già sottolineato l'altro giorno in un'altra assise, non è possibile che il territorio il distretto che dovrebbe essere il fulcro della eh, nostra salute per la quotidianità sia eh, sprovvisto di specialisti. Vi prego, se potete, intervenite massivamente su chi può darci questa possibilità per la continuità del servizio. Grazie ancora a voi tutti e grazie a te, Tonino. La parola al dottor Rochira. Buonasera, grazie per l'invito. Eh, porgo i saluti della Direzione Generale, eh, signor Direttore Generale, in ringraziamento per questa, per questa manifestazione. Io volevo soltanto dire brevemente che, comunque, il, questo servizio la promessa è che sarà potenziato, continuerà, auguriamoci con maggiori risorse, ma comunque è un servizio che noi. Noi lo portiamo avanti da, dal 98, come ha detto la signora, è un servizio che certamente sarà potenziato e fruirà certamente anche dell'utilizzo di materiali e eh, tecnologie anche più avanzate. Grazie, grazie a tutti. Ed ora, per allentare un po' la tensione emotiva, la professoressa Daniela Lo Spinuso e il professor Domenico Petrella ci allieteranno con l'esecuzione del brano Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven. La parola all'onorevole Domenico Maria Malfitano per la sua relazione. Eccellenza Monsignor Vescovo, Eccellenza Monsignor Massafra, Signor Sindaco, Onorevole Paterino, autorità civili e militari, amici. Devo dire che la presentazione fatta non solo nelle parole della, della signorina, ma anche nelle testimonianze, rendono davvero superflua questa minima riflessione che il regista non molto occulto dell'incontro, incontro di questa sera e incontro in quanto associazione, e voi lo conoscete tutti, qual è Tonino Ottomanelli, mi impongono. Di dover eh, infliggervi. Ed io vorrei proprio puntare su questa riflessione: di che cosa ci convoca qui questa sera? Beh, ci convoca questa espressione colta, cresciuta del volontariato, e ci convoca all'interno di questa cultura del volontariato voglio nominare per tutti il professor Schiraldi, la competenza, la ricerca scientifica, la passione della professionalità in quel contesto della cultura del volontariato. Ci convoca quindi, come è stato detto, qualcosa contro lo scetticismo, contro il cinismo, contro, contro anche il divismo, contro anche il narcisismo. Per vedere cosa c'è tra noi e molto probabilmente smuovere quello che c'è in noi. Quindi un invito alla positività. Certo gli appelli fanno sempre bene, c'è sempre il senso di ciò che compiutamente ancora non è avvenuto, però credo che questi siano gli incontri. Della speranza concreta, della speranza radicata eh, che non attende il miracolismo, ma è nella vita e nelle vene della cosiddetta società civile. E mi viene, sentendo Scattone, sentendo le cose che sono state dette, eh, da far mente locale su quella bella espressione a me molto cara perché usata in tempi molto difficili da uno statista, il bene c'è anche quando con difficoltà fa notizia. E allora dobbiamo cominciare col dire che nonostante tutte le difficoltà, da dove si ricomincia? Si ricomincia dal bene e che si aiuta il bene a far notizia. Allora la lucerna, beh qui c'è tutto un senso, una simbologia carica eh, che va al di là anche di quello che può essere un contesto strettamente culturale. La lucerna che nasce dall'incontro, ovvero per chi ha seguito, ma voi l'avete seguito più di me, credo che questa manifestazione parlare di Lucerna, parlare dell'incontro, significa la storia, la narrazione della solidarietà, della donazione, della reciprocità in questo territorio. Ma mentre sentivo un po' anche le motivazioni di questa edizione, la cosa su cui io vorrei un attimo così ehm, fermarmi anche perché, ce lo dirà meglio molto probabilmente l'onorevole Paterino, sta diventando anche un momento di riflessione legislativa notevolmente impegnata, quando all'interno delle istituzioni parlamentari si parla di sussidiarietà, di associazione di parlamentari per la sussidiarietà, di impresa sociale. Di senso del terzo settore, di evoluzione della cosiddetta economia civile: beh, credo che qui c'è un senso di quella che noi abbiamo sempre considerato la testimonianza del volontariato di qualcosa che si evolve e che sta diventando istituzione, che sta diventando un contributo al mutamento anche dell'organizzazione della società e delle sue istituzioni. Cioè non è semplicemente la lucerna che evidenzia vite o scelte di vita personali, che è il primo grande valore, ma anche il connettere questa esemplarità, questa lucerna che dischiude impegni, che dischiude coerenza che dischiude scelte di vita, come è stato detto, e che si rapporta col senso delle istituzioni. Sarebbe realmente una iatura se noi dovessimo continuare in una cultura dove le vite quotidiane sono da una parte e le istituzioni dovessero essere dall'altra. Allora è il rilancio di quel valore forte che è l'essere in relazione. L'essere in relazione innanzitutto tra di noi e l'essere in relazione tra istituzioni e società civile. Pensate, Scatone ha concluso la sua testimonianza di volontariato puro, di volontariato collaborativo.